scuole, spesso avendo rapporto con le bambine, riescono a sapere che ci potrebbero essere dei matrimoni a breve e che quindi intervengono chiamando chi sanno di chi può intervenire, che può essere Amnesty International in quel caso, ma anche altre ovviamente associazioni locali, però insomma con questi gruppi di Amnesty International che operano in Senegal, in Burkina Faso e in Sierra Leone vengono chiamati come gruppi allerta, proprio perché vengono allertati e si mettono in moto, diciamo così, soprattutto dietro allerta, spesso e volentieri da parte degli insegnanti. C'è un controllo che viene fatto per esempio in alcuni periodi dell'anno particolari, quelli possono essere le vacanze scolastiche, per cui vanno a fare degli incontri a ridosso di queste vacanze per verificare se effettivamente le bambine ci sono ancora o non sono nel frattempo, diciamo così, sparite perché magari fatte sposare, eccetera, eccetera.